Musica, burattini, sport, startup. È andato in scena giovedì 23 luglio il secondo appuntamento di Ex Salesiani Summer Village, il contenitore estivo ideato da Fabrizio Sales per tornare a far vivere ai fentini l'ex complesso dei Salesiani anche la sera, contribuendo ad arricchire il calendario delle attività in centro storico in questa particolare estate. Sono così scesi in campo anche giovedì sera tutte le realtà che oggigiorno animano i Salesiani: la scuola di musica e la scuola di disegno, la palestra Overcam e il Favenzia Calcio. A loro fianco anche alcuni contributi di realtà esterne al complesso. L'idea è nata in modo molto semplice: si voleva creare un'occasione in più a Faenza per dare la possibilità ai faentini, alle famiglie, di vivere il centro storico in sicurezza e di poter uscire a godersi un po' la città in queste calde serate estive. D'altronde la pandemia ci ha limitato in tante cose. Avere uno spazio così grande, chiuso, protetto, a disposizione, con tante attività dentro, ci è sembrato logico e spontaneo metterlo al servizio della città. Così tutte le attività all'interno sono messe a disposizione e abbiamo così avviato questo esperimento di villaggio dei Salesiani, dove si può camminare, passeggiare, guardare le varie attività che ci sono, ascoltare musica in tranquillità e sicurezza. L'obiettivo è appunto far conoscere le varie realtà che animano oggi i Salesiani. Sì, diciamo che c'è un duplice obiettivo, appunto far conoscere le attività, perché insomma le attività in questo modo si mettono in mostra, perché comunque tutta una cosa organizzata attraverso, diciamo, con le attività all'interno, quindi nulla di esterno. E l'altro è anche proprio un modo in cui le stesse attività poi si mettono al servizio del complesso e quindi della città. Fra i protagonisti della serata di giovedì 23 luglio anche alcune start-up ospitate quest'anno negli anni passati nel Contamination Lab della Fondazione Banca del Monte e Casse di Risparmio Faenza. All'interno del pre-incubatore di idee e progetti imprenditoriali sono oggi 5 le realtà che si stanno sviluppando per affrontare il mercato. La nostra startup è stata sviluppata e incubata, diciamo, l'anno scorso. Diciamo che l'obiettivo nostro sarebbe quello di produrre e vendere, preferibilmente online, ma appunto anche in vari mercati e fiere, dei prodotti in porcellana, specialmente accessori come appunto papillon, anelli e altri, ma anche vasi, tazze, bicchieri, così per che abbiano uno stile ironico, un po' anche aggressivo, un po' diciamo diverso, che consentano a chi li indossa di esprimere un po' la sua personalità, anche in modo appunto ironico. Noi siamo Raw Fingers, ci occupiamo di eco design artigianale, con un'attenzione particolare all'estimento, arredamento e lifestyle, partendo da materie prime naturali e di recupero. Questa idea è nata dall'osservazione di una problematica così generale, che è la sostenibilità. È una cosa che ci sta molto a cuore e quindi abbiamo cercato di dare una nostra risposta appunto in termini di arredamento e case. Questa sera faremo una dimostrazione pratica di quello che è la nostra tecnica dell'ecoprinting, quindi tintura vegetale e stampa botanica.